Topolino, Russo, del PD, dissero: fermatevi un attimo perché in questo momento stanno votando per le eliminazioni in ruolo del personale ATA. E io mi fermai, ci cascai, mi diedero appunto questo documento dove risultavano 5.336 missioni in ruolo per il personale ATA, tutto per l'anno in corso. E la mia valutazione fu: sì, siamo d'accordo, queste missioni saranno solo per collaboratori scolastici, guardarobieri, cuochi, perché noi abbiamo sulla nostra testa un decreto che dovrebbe essere attuativo già dal 1° di settembre, perché dovrebbero passare i docenti inidonei sul nostro profilo. In quell'occasione si alterarono e dissero: ma come te lo dobbiamo dire, i docenti inidonei non passeranno, ci vuole del tempo, non passeranno. Per cui andammo al Senato, dove c'era il sit-in ormai da mesi dei colleghi, amici ormai, amici dei docenti di Nido, insieme ad Anna Grazia Spannati, e lì ci conoscemmo, insomma. E io giustamente andai vicino ad Anna Grazia e dissi: guarda che battaglia, abbiamo vinto perché 5.000 assunzioni in ruolo per tutto il personale ATA, quindi il decreto non passerà. Da allora invece ci siamo uniti, abbiamo fatto gruppo a livello territoriale, a livello nazionale, e siamo veramente un grande gruppo lavorativo, con tutti i problemi che ci possono essere, giustamente, di boicottaggi da parte dei sindacati confederali, ai quali molti colleghi si sono appoggiati e continuano a credere, perché li sentono forti, che possono ottenere finalmente qualche cosa. C'è anche chi illecitamente, tramite loro, ha avuto una supplenza breve o una nomina fino a rente diritto per clientelismo, ma questo a noi non ci interessa. Noi andiamo avanti con i COPAS. I COPAS, e ve lo dico per esperienza, perché io ci sono entrata per caso, dove arriviamo? Ma abbiamo le porte aperte, siamo rispettati, perché non diamo fastidio. Noi se lo siamo rispettati, sì. Hanno paura, ci temono, perché? Perché noi siamo puliti, trasparenti, lottiamo per qualsiasi cosa, senza interessi economici, senza scheletri negli armadi, senza fare differenza di qualsiasi cosa. Per cui ci aprono le porte, e ve lo garantisco. Siamo andati sotto il MIUR con l'intesa anche della polizia, perché abbiamo costituito gruppo anche con loro. Siamo riusciti ad essere sempre accettati, ci hanno aperto le porte, abbiamo parlato con tutti, e questo penso che Anna Grazia lo possa confermare. Siamo andati al MIUR e abbiamo parlato con chiunque, tranne con Chiappetta. C'è riuscita Anna Grazia alla fine, ma Chiappetta lo sappiamo. Chiappetta ormai è da anni che distrugge il sistema. Chiappetta, forse voi non sapete, che insieme ai sindacati, insieme al governo Berlusconi, è inutile, io lo ripeterò all'infinito, che una cosa è un rospo che non riesco a ingoiare, già ci ha distrutto come categoria, perché ha permesso una mobilità professionale, ha fatto entrare i collaboratori scolastici di ruolo nelle segreterie. Ma come? Con un concorso? È certo, sempre d'accordo con i... È certo, tutti insieme appassionatamente, per distruggerci, per distruggere la scuola, perché la segreteria e i laboratori sono il fulcro, scusate, ma tutto passa da là. Se non funziona una segreteria, ma come può funzionare un'attività didattica, un laboratorio, la scuola, i docenti, gli alunni, ma come può funzionare? Comunque, chiusa parentesi. Intanto direi un'ata di Avezzano vorrebbe pure andare a parlare. Appunto, vieni, Patrizia. No, vieni. Dopo io vi so. E quindi... c'è sempre stato che fare. Siamo andati al MIUR, purtroppo Profumo firmò
quando questo non l'abbiamo capito, penso fine agosto ormai. Settembre, firmo, ci vogliono 3 firme, cioè 2 più il visto. Siamo riusciti ad andare alla funzione pubblica, incredibile, ma ci siamo riusciti, ci siamo messi lì sotto, bellini bellini, protestando, scusate un attimo, apro parentesi, porto i saluti di Maria Teresa Tedesco, la nostra collega battagliera, quella che si fa sentire comunque e che è in contatto con la Puglisi, che povera Puglisi, devo dire la verità, adesso sta avendo molta pazienza, perché la bersaglia anche nei giorni di Natale, festivi, anche ora che c'è il figlio in ospedale, continua elegantemente, ma sempre molto dura, a ricordarle il nostro problema. Sì, sì, la Puglisi sta per diventare, ma anche noi adesso, anche noi siamo. Però devi dire che ci ha tranquillizzato immediatamente nel momento in cui è uscita la notizia che erano stati approvati i ruoli dei collaboratori. Allora, al traspasso, dopo tutto ciò, e quindi il decreto è fermo, noi continuiamo a lavorare con una nomina finalmente diritta, cioè mi sento ancora più precaria di prima, perché viviamo giorno per giorno l'ansia e la paura di dire io sto portando avanti un lavoro, ad esempio, ricostruzione di carriera di un docente. Chi la fa secondo voi? La fanno i signori di ruolo, i colleghi di ruolo? No, la fanno i precari amministrativi che sono storici e che hanno, ma non capaci, perché noi cresciamo professionalmente, noi non ci risparmiamo, noi andiamo avanti, noi sappiamo fare. E quindi io dico sì, mi prendo la ricostruzione di carriera, ma domani potrei anche andarmene. Eh no signora Rita, la prego, e lo faccio. Ecco, poi ci siamo ribellati quest'anno, non sappiamo ancora i numeri, ma molti lo hanno fatto. Abbiamo deciso tramite Cobas di fare una grande protesta sulle iscrizioni online, perché sarebbe caduta su noi amministrativi precari sicuro, escludendo anche, voi sapete che quando ci sono le iscrizioni si attivano tutti, perché l'organico è importante, quindi più alunni si iscrivono e meglio è, e questo l'abbiamo sempre fatto, ci siamo, scusate le virgolette, anche prostituiti per questo, per raccogliere alunni, insomma, per portare avanti la baracca. Noi ci siamo rifiutati, ma non perché non volevamo gli alunni e gliel'abbiamo spiegato, ma perché il MIUR si è permesso di fare delle iscrizioni online senza le competenze né dei genitori e né di altri, e ha indicato come supporto alla segreteria. La segreteria è già oberata di lavoro, quindi noi abbiamo trovato come forma di protesta questa, non aiutiamo assolutamente chiunque. Io devo dire la verità, nella mia scuola mi hanno proprio esclusa, perché l'hanno fatto giornalmente in determinati orari, nel mio orario io mi tolgo e mi rifiuto. E devo dire, questa battaglia almeno nella mia scuola e in molte scuole italiane è andata avanti, quindi noi ci stiamo facendo sentire, stiamo protestando, loro lo sanno che hanno il fiato addosso, lo sanno al ministero, lo sanno i politici, lo sa la funzione, lo sanno gli USR, gli USP. Dobbiamo però concretizzare, perché adesso noi abbiamo veramente un problema serio. Se parte l'aggiornamento, noi siamo penalizzati, noi perdiamo il punteggio, perché ovviamente l'hanno spiegato anche Daniela e Peppe, chi ha lavorato, che è stato fortunato perché è entrato nella lotteria delle 30 scuole, chi ha lavorato per clientelismo con i sindacati e con i dirigenti scolastici, e io sono una che deve dire quello che pensa, la verità. E c'è chi non lavora, ci sono ancora persone che non lavorano e sono i primi in graduatoria, e poi mi vedo una terza fascia aumentare perché loro lavorano, quindi perdiamo di punteggio economicamente. Sulle ferie non vi dico e non vi conto, perché molti di noi le ferie
le devono consumare nel mese, due giorni e mezzo al mese. Abbiamo perso anche dopo tanti anni di precariato anche i giorni di ferie, il diritto alle ferie. Noi ne prendevamo 36, noi adesso non abbiamo, siamo rientrati ai 30 giorni. 2,60, sempre 2,60. Però comunque abbiamo perso, insomma, la continuità, abbiamo perso. Il problema adesso qual è? I sindacati, poiché noi siamo riusciti a bloccare il decreto degli inidoni alla funzione pubblica, ma anche l'istruttoria sulle missioni in ruolo, le missioni in ruolo le abbiamo fermate perché proprio la Barilla disse: non posso procedere alle missioni in ruolo per l'ATA se non si definisce questo decreto, va di pari passo. Ovviamente i collaboratori scolastici, che sono precari in turno di nomina, stanno battagliando e stanno andando dai loro sindacati a dire: ma quando è che ci stabilizzate? Noi quest'anno non, loro hanno avuto un contratto a tempo, mentre invece noi la nomina. Che cosa è successo? Che noi siamo riusciti comunque ad adottare anche questo, abbiamo fermato questa... perché giustamente o lo dai in todo l'immissione in ruolo oppure non la dai, e ci siamo riusciti. Ora, sotto lezioni, che sta succedendo? Che i sindacati, alcuni siti scrivono a Orizzonte Scuola, Tecnica della Scuola, Voceata, sembra che ci sia stata, sembra dico, un incontro tra sindacati e MIUR, e hanno deciso di fare le missioni in ruolo solo ed esclusivamente per collaboratori scolastici, guardiarobbieri e cuochi, va bene? Escludendoci. Perché? Perché c'è un decreto ancora congelato. Noi ci dobbiamo ribellare, noi non lo possiamo permettere. Noi adesso dobbiamo lottare, concretizzare, e abbiamo scritto al MIUR. Noi abbiamo fatto tutte le richieste di questo mondo, li stiamo tempestando, ma in questo momento dobbiamo bloccare quest'altro scempio. Non deve andare avanti. Come? Non ve lo so più dire. Dovremmo trovare tutti insieme una soluzione per fermare anche questo. Allora, adesso io non riesco a capire se è un gioco politico, perché... E fumo negli occhi. O è sempre fumo negli occhi. Per bloccare i collaboratori, perché ricordiamoci, noi siamo persone tranquille, andiamo, parliamo, relazioniamo, non alziamo la voce, se la alziamo è perché se lo meritano, ma se scendono in campo i collaboratori scolastici, le scuole vengono chiuse perché loro si incatenano, loro prendono le mazze, hanno un'altra tipologia di testa rispetto a noi e di... E senza collaboratori lo possono fare. Tu sei... Ah, pensavo volessi di qua. Allora, adesso abbiamo due spade di Damocle, noi amministrativi e tecnici in questo momento. Se passa l'aggiornamento perché stanno accelerando, che cosa succede? Perdiamo punteggio. Non ci daranno la possibilità di andare a fare l'aggiornamento per distretti, quindi ritorneremo alle 30 scuole. Potremmo andare a casa da un momento all'altro, e quindi alcuni di noi sì, prenderemo una disoccupazione, ma a noi ci interessa il nostro posto, la stabilizzazione. Cioè, noi stiamo lavorando da oltre 12 anni e anche continuativamente. Ma poi fanno un altro danno allo Stato, la liquidazione del TFR. Pensate che dopo 7 anni continuativi hanno preferito pagare i TFR e licenziarci. E qui non è un danno economico. L'INPDAP si ribellò a questa cosa perché non aveva i soldi. Poi si sono associati, INPS e INPDAP, hanno visto insomma come poter fare per rimediare. Che altro c'è di concreto? Le missioni in ruolo, poi? Aiutatemi. Ma anche noi a Napoli abbiamo chiesto il salva precari solamente politico, ma... A Napoli noi ci siamo mossi, perché noi ci siamo mossi sul territorio molto, anche se siamo rimasti proprio pochi, devo dire la verità, ma non ci interessa, noi andiamo avanti lo stesso. Siamo andati in regione,
La regione politicamente campana, sapete da chi è sostenuta, ci hanno detto che non è possibile salvare precari, non ci